win a Pokémon. Win a win a Pokémon, gotta catch 'em all. Ciao a tutti, Jebber, ritornati dal vostro Andrea Crontuno su Pokémon Adventure. Siamo arrivati all'isola Valencia, o isola Valencia, perché sono le isole Orange, non le isole Valencia, ma è, questa è l'isola Valencia. E quindi, perché ci ho messo così tanto? Perché ho fatto una pausa tipo di qualche giorno. Sta facendo notte, stiamo perdendo la luce del giorno, sta facendo notte, si traduce, va bene, ma... Ah, finalmente ce l'abbiamo fatta ad arrivare all'arcipelago Orange, o isole Orange, ma va bene. Ora, cosa dovremmo fare? Voglio dire, Professor Oak ha detto di salutare, di andare a salutare la professoressa Ivy. Dovremmo trovare il centro Pokémon più vicino e chiedere direzione dove si trova il suo laboratorio. Mi sembra una buona idea. Vieni con noi, Blu? Sì, mi seguirà per un po'. Ah, ecco. Sniff, sniff, stop, sniff. Oh, Pete, chi è Pete? Come potevi aspettarti che vivessi senza il nostro piccolo ragazzo? Eh? Oh mio Dio, quel Porygon. Oh, ma quel Porygon secondo me è un creeper, cioè mi fa paura. No, non è. Cosa cavolo è? Può essere... No, ragazzi, ma che palle. Ma cosa? Ma perché? Oh mio Dio. Oh, mi fanno male i denti. Oh, mi dispiace, ma io non posso fare niente. Ah, questo è il soprannome dei Pokémon, ma va bene. Sì, mio fratello è un idiota, ma va bene. O meglio, è un pazzo. Comunque sia. Oh, ragazzi, mi piace come posto. Mi sono trovato uno stallone. Ah, mi troverò uno stallone. Sì, ma stallone nel senso di ragazzo palestrato. Dunque, il centro Pokémon più vicino dovrebbe essere Boh. Perché... Ah, questo qui è il laboratorio della professoressa Ivy. Il fatto è che questa parte del manga non c'è, quindi non so di preciso dove andare. Però è bello come posto, mi piace. Ah, oh, grande. Ah, ecco perché è grande. Questa? Questa stanza è riservata e curiamoci Pokémon. Ah, ecco. Ciao, sono l'infermiera Joy. Vabbè, tutte così si chiamano, tutte quante cugine. Ah, credo che qualcosa non cambi mai. Salve, volevamo sapere dove si trova la professoressa Ivy. Manco il laboratorio, la professoressa. Infermiera Joy! Cosa c'è che non va, infermiera Joy? Oh. Gli impulsi di un paziente stanno reagendo in modo, in modo strano. Ci serve il nostro, serve il suo aiuto. Ok, sarò lì in poco tempo. Poco tempo. Per favore, trovate la professoressa Ivy. Il suo laboratorio è locato a sud-est di quest'isola. Grazie. Sì, io lo so dove. Ma se io vado qua sopra invece? Ok. O forse no. Salve, sono la professoressa Ivy. Tu devi essere Link. Il professor Rock mi ha detto che stavi venendo. Scusi, professoressa, ma sembra che qualcosa di strano sta accadendo al centro Pokémon. Ci serve il suo aiuto. Capisco, arriverò lì subito. Andiamo, Gyarados. Oh, eccola qua. Grazie, Link. Sono venuta più veloce che potevo. Qual è il problema? Il battito di cuore di un nostro paziente sono instabili. Ok, mostratemelo. Cosa pensate che accadrà? Forse si sistemerà tutto quanto. L'avete sentito, ragazzi? Sentito cosa? Quel suono, quell'urlo. Di che stai parlando? Voi tre, fate piano. Qualche minuto dopo... Quel ragazzo starà bene. Ma cos'è successo, professore Ivy? Non lo so veramente. Il suo cuore all'inizio ha iniziato a battere in modo instabile. Ride. Ok. Beh, grazie per il suo aiuto, professoressa Ivy. E voglio anche ringraziare questi ragazzini. Ora, voi tre. Mi aspettavo tre di voi, ma non mi aspettavo che voi tre mi aiutasse allo stesso tempo. Ok. Bene, ho già incontrato Link. Tu devi essere Toru. Ah, quindi... È la zia! Ah, ok. Tu devi essere Blu. Sembri molto furba. Sì.
Bene, una sorpresa per voi tre. Venite al mio laboratorio. Una sorpresa per noi tre. Oh yeah! Benvenuti nella mia piccola discarica. Le discariche sono più pulite. Dunque, penso che voi tre vi vogliate iscrivere alla Lega Orange? Sì. No. Ok. Quindi le parole del professor Hawk non sono del tutto quanto veritiere? Beh, segnalo a te, Link e Toru. Datemi un secondo. Bene, tutto finito. Voi due siete ora partecipanti alla Orange Cup. Taratatam, taratatam. Cosa farai ora, Blue? Ah, mi prenderò una vacanza. Bene. Prima che voi ragazzi iniziate la vostra avventura attraverso le isole Orange, vorrei informarvi che ci sono molti Pokémon differenti che non avete trovato in Kanto. Potete anche trovare Pokémon con colorazioni diverse, che si sono adattati al clima delle isole Orange. Ma è fantastico! Grazie, zia Ivy. Ma devo iniziare ad allenarmi, quindi non me ne vado con questo idiota. Cosa? Non intendo perdere contro te nelle Orange Cup, quindi è meglio che. Quindi è meglio che fai del tuo meglio, Link. È meglio che fai il tuo, vabbè, sì, in quel senso. Perché se bring your A game significa porta il tuo gioco migliore. Tradotto alla buona. Ah, ragazzi. Comunque sia, Link. Penso che questo sia un arrivederci per ora. Te ne vai anche tu? Perché? Oh, andiamo, devo iniziare la mia vacanza. E non inizierà se io non me ne vado più lontano possibile. Ta-da! Beh, è un peccato. Perché? Vedi queste Pokéball sul tavolo? Sì, le vedo. Bene, dentro le Pokéball ci sono i Pokémon Chikorita, Cyndaquil e Totodile. Te ne volevo dare uno a te e ai tuoi amici, ma penso che li darò a qualcun altro. forse puoi dire che ne posso prendere uno? Sì, prendine uno. Dunque, abbiamo iniziato la nostra avventura con Dismount, che era Poliwag. No, era già Poliwhirl. Dunque, vorrei trovare un piazzo per Painful, ma ho già due Pokémon d'acqua e Totodile non lo posso prendere. Il Pokémon d'erba ce l'ho. E quindi penso che prenderò un Cyndaquil, anche se Totodile, ragazzi, credo sia il mio preferito della seconda generazione. L'arcipelago delle palestre, magari puoi combatterle. Vai ad est di Valencia, ad ovest di Valencia, scusate. Al Tangelo Island. Ok. Buona fortuna, Link. Posso prendere un altro? E dai. Dunque il Pokémon dovrebbe essere nella Pokéball. Sì, perché nel computer, non nella Pokéball. Che cavolo sto dicendo? Dovrei andare al centro per prendere Cyndaquil. E ora andiamo all'avventura. Ah no, devo procurarmi delle Ultra Ball. Oh, che sfiga. Pokémon con colorazioni diverse, diceva. Beh, devo dire che ho catturato un bel po' di Pokémon selvatici shiny per ora. Quindi direi anche che qua ci posso tornare quando voglio. E dai, eh. Quindi partiamo per la nostra avventura in modo ufficiale.